c'è stato questo ulteriore insomma aumento dei contagi ieri, l'ultima ordinanza di De Luca sta già creando una serie di contraccolpi. Qual è la giusta via di mezzo secondo lei e quanto è preoccupato per la situazione? Per rispondere compiutamente a questa domanda, il Presidente dovrebbe rispondere a una domanda che gli ho rivolto per iscritto e pubblicamente, cioè di darci dei dati più precisi. Perché io qua comincio ad avere un po' dubbi, perplessità, perché non ci viene fornito il quadro chiaro. A noi come amministratori, e vorrei ricordare al Presidente che il Sindaco di Napoli, come ogni sindaco, è responsabile primo della salute dei cittadini del proprio territorio, è dovere del Presidente della Regione fornire non numeri come se fossero numeri all'otto ogni giorno, ma numeri con caratteristiche, quartieri, mappature epidemiologiche, trend. Tutto questo non avviene ed è molto grave, perché se noi ci volessimo preparare per esempio a dei provvedimenti mirati, immediati ed efficaci, senza arrivare poi alla chiusura totale che lui minaccia avendo ripreso dal garage il lanciafiamme dopo averlo deposto durante la campagna elettorale per ragioni politiche, noi dovremmo essere informati. Quindi questo rende difficile un'analisi puntuale. Per rispondere comunque alla sua domanda, io credo che noi dobbiamo provare a cercare sempre un punto di equilibrio. Dove si parte al centro c'è sempre la tutela della salute individuale e collettiva. Quindi cercare di far rispettare in maniera quanto più rigorosa è possibile le norme sull'utilizzo appunto della mascherina, del distanziamento sociale e dell'igiene. Questo De Luca diceva, le forze dell'ordine sufficiente non controllano. Questo dovrebbe chiedere poi al Ministero dell'Interno, al Prefetto, io non scaricherei, lui ha un po' questa abitudine che lui non ha mai una responsabilità su nulla, e i responsabili sono o i cittadini se c'è il contagio o le forze di polizia che non si controlla, forse avrà chiesto al governo pure i poteri militari, non lo so, questo mi sfugge, potrebbe anche darsi che sia accaduto così. Quindi ci vuole, come dicevo prima, un punto di equilibrio tra questa esigenza che è prioritaria, ma anche affrontare, come per esempio stiamo provando ad affrontare, quella fase di convivenza col virus, cioè non rinunciare ad altri diritti insopprimibili, non rinunciare in maniera troppo frettolosa alle attività economiche, al lavoro, alle attività commerciali, alle relazioni sociali, alle relazioni culturali. Per esempio l'ultima ordinanza è un'ordinanza che ha creato, come diceva prima lei nella domanda, molti problemi, perché in 24 ore, forse meno, ha imposto delle restrizioni che hanno creato difficoltà estreme a migliaia e migliaia e migliaia di operatori economici e di cittadini, e non c'era ragione in 24 ore di arrivare a un provvedimento di quel tipo. Quindi io credo che bisogna lavorare di più in sinergia da parte delle istituzioni, lavorare perché ci sia rigore e responsabilità, ma anche fiducia, e continuare una vita in momenti così difficili. Invece mi pare che sta riprendendo a prevalere quell'atteggiamento minatorio, propagandistico, allarmistico, terroristico del chiudere tutto e chiudere tutto, quando tutti sappiamo che un lockdown in Campania sarebbe una decisione, oltre che in questo momento credo assolutamente impensabile. Prima di annunciarla probabilmente si dovrebbero mettere in campo tutta un'altra serie di azioni, e per chiudere continua a non avere risposta però su quelle che invece sono le ordinanze che noi ci aspettavamo, cioè quello sulla tutela della salute. Più posti letto, più tamponi, più test, più ricerche epidemiologiche, più rete di protezione territoriale, più medici, più infermieri, più ambulatori. Tutto questo, dalle notizie che ho io, non c'è. E credo che queste erano le ordinanze che tanti campani, tanti napoletani, io per primo mi sarei aspettato e avrei anche applaudito e sottolineato.